L'anteprima del nostro telegiornale ben ritrovati. Alcune delle notizie di cui ci occuperemo nella edizione tra poco. L'Associazione Culturale Dila da Ischia all'arte apre una sede in Algeria. Per i dettagli ascoltiamo il patron Bruno Mancini. L'Associazione Culturale Dila sbarca in Algeria. Bruno Mancini, com'è nata questa idea? Angela Maria Di Berry, una nostra referente in uh, provincia di Latina, aveva dei contatti con una certa professoressa Dalila Bucalfa, algerina, la quale ci ha seguiti per un po' di tempo sulle nostre attività. Fino a quando ha capito che sarebbe stato interessante anche per loro entrare nel nostro circolo, nel nostro giro, così mi ha contattata. Io le ho detto che era possibile la cosa, lei ha preso l'aereo immediatamente e è venuto qui in Italia, è venuto a parlarmi, ci siamo incontrati e abbiamo messo le basi per questo tipo di collaborazione. Diciamo. Cosa succederà adesso? Ci sarà una sede lì? Sì, ci sarà una sede operativa in Algeria, ma la cosa più interessante, ed è questa una notizia sempre in anteprima, è che lei è in contatto diretto con l'Istituto Italiano della Cultura d'Algeria. Il che significa che sta già lavorando per organizzare alcuni eventi nostri con eh, il patrocinio dell'Istituto, istituto nazionale naturalmente, non un istituto privato, e quindi il patrocinio che non sarà soltanto morale, ma sarà anche pratico, attuativo, operativo e anche con contributi per poter fare delle cose importanti, gemellaggi penso, eh, potrebbero essere dei gemellaggi tra città algerine e città italiane dove noi abbiamo già delle sedi o addirittura con la Lettonia, eh, manifestazioni culturali, noi potremmo mandare dei nostri musicisti, eh, dei nostri pittori, fare delle mostre lì e loro ovviamente farebbero la stessa cosa qui e anche un purismo. Eh, culturale che si svilupperebbe tra le città eh, in cui noi siamo presenti in Italia come associazione, come dicevo, in Emilia Romagna con eh, Paola Occhi, eh, in eh, Provincia di Latina con Angela Maria Tiberi, in Lettonia con Liga Lapinska. Senti, che tempi ci sono per realizzare concretamente queste cose? Siamo già, siamo già operativi, in effetti abbiamo già avuto le prime adesioni da uh, personaggi algerini che sono iscritti come uh, soci alla nostra associazione. Questo significa che prima o poi Bruno Mancini dovrà restituire la cortesia e la visita, prendere l'aereo ed andare in Algeria. Bruno Mancini sta troppo bene qua, tanto più quando è estate, quindi c'è il mare, il sole e tutto. Verranno loro, andremo noi con le nostre delegazioni. Ma certamente eh, penso di poter annunciare che nel giro di un paio di mesi faremo la prima antologia in 4-5 lingue.